Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Massimo Giletti, noto conduttore televisivo, è tornato in Rai dopo 7 anni e ha parlato del suo passato burrascoso alla 7 e della rottura con il presidente Urbano Cairo. In vista del debutto del suo nuovo programma Lo Stato delle Cose, Giletti ha affrontato temi personali e professionali durante un'intervista con Maria Latella a Casa di Maria Latella. Durante l'intervista, Giletti ha raccontato il dolore provato nel vedere distrutto un gruppo di amici e colleghi alla 7, a causa della sua partenza. Ha anche criticato apertamente Urbano Cairo, accusandolo di non averlo difeso in momenti difficili. Tuttavia, Giletti si è detto aperto a un futuro incontro con Cairo, guardando avanti e desiderando chiarire le divergenze. Riguardo alla chiusura del programma Non è l'Arena, Giletti ha suggerito che poteri mafiosi potrebbero aver influito sulla decisione a causa dei temi complessi trattati. Ha anche menzionato intercettazioni che sembrano confermare questa ipotesi, sottolineando che il contenuto del programma era il problema, non il costo. Parlando del suo ritorno in Rai e del suo nuovo programma, Giletti ha espresso la sua passione per andare controcorrente e ha anticipato che il suo show si distinguerà per questo. Ha anche toccato il tema della sua vita sotto scorta, sottolineando le difficoltà che comporta e criticando il fatto che giornalisti giovani e coraggiosi debbano lavorare in condizioni così pericolose. In conclusione, Massimo Giletti si prepara a un nuovo capitolo della sua carriera televisiva, con la determinazione di affrontare sfide e controversie con